siamo davanti alla sede del Comando Generale dei Carabinieri a Roma, la caserma Azon. Il Corpo dei Carabinieri è da sempre forza armata e forza di polizia con compiti di sicurezza pubblica. Questa è una storia che ha inizio 207 anni fa. Era il 13 luglio 1814, nel Regno di Sardegna, il re è Vittorio Emanuele I. Quel giorno nasce il Corpo dei Carabinieri, corpo d'élite, a cavallo, armato di un fucile leggero, la carabina. I carabinieri sono qui dal dopoguerra, quando si sentì la necessità di trovare una nuova sistemazione al Comando Generale dell'Arma. Dobbiamo fare un passo indietro nel tempo per comprendere cosa accadde. In particolare quel 7 ottobre del 1943, quando oltre 2000 carabinieri di stanza nella capitale vennero disarmati per ordine del maresciallo Graziani e deportati nei campi di prigionia naziste. Il restante personale dell'arma in servizio a Roma fu costretto ad abbandonare le caserme e circa 5.000 carabinieri passarono in clandestinità, contribuendo alla resistenza e alla guerra di liberazione. Nell'immediato dopoguerra, reperite le risorse economiche, si decise di costruire un nuovo immobile nel quartiere Parioli, che rispettasse i canoni architettonici del quartiere e che fosse funzionale all'esigenza. Sin da allora, infatti, si decise di costruire, insieme al Comando Generale, anche degli alloggi di servizio da destinare al personale. La caserma venne inaugurata nel 1956 e venne intitolata al generale di corpo d'armata Azzolino Azzolo, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, che nel luglio del 43, durante il bombardamento di San Lorenzo, rimase vittima della seconda ondata del bombardamento alleato insieme al capo di Stato Maggiore, il colonnello Ulderico Barenco. Erano accorsi sul posto per cercare di coordinare i soccorsi a favore della popolazione civile. La pandemia ha fortemente condizionato l'attività delle forze dell'ordine, che hanno operato in uno scenario davvero inedito. Ne parliamo con il comandante generale dei Carabinieri, Teo Luzzi. Buongiorno, generale. Allora, generale, lei è arrivato al comando del corpo nel pieno della pandemia e non deve essere stato facile, immagino. Sì, anche se in realtà il precedente incarico era quello di capo di Stato Maggiore, per cui ho seguito tutte le vicende dell'arma relative alla pandemia. È stato un anno di straordinario impegno. La pandemia ha sorpreso tutti e ha sorpreso anche noi, però le devo dire che nel giro di qualche giorno ci siamo riorganizzati per assicurare un servizio di aderenza e di vicinanza al cittadino, che è stato il nostro primo obiettivo. Ecco, le posso chiedere un bilancio sintetico dell'attività svolta fino ad oggi sul fronte della pandemia? Sì, al di là dei numeri, che potremmo fare una lunga lista ovviamente, alcuni elementi ritengo siano più significativi. Sì, gli elementi più significativi sono questi. Intanto non abbiamo chiuso una stazione carabinieri, quindi 4.600 stazioni rimaste aperte. Questo ha anche un significato, oltre che di carattere operativo, soprattutto di vicinanza dello Stato alla gente. Perché chiudere una stazione significava dare un segnale negativo, per cui abbiamo voluto, ci siamo impegnati a tenere aperte tutte le stazioni, anche laddove abbiamo avuto situazioni complesse col Covid in caserma. Abbiamo lasciato una stazione mobile, abbiamo bonificato gli ambienti, abbiamo messo il personale in sicurezza e quindi abbiamo garantito l'apertura. Questo penso sia il dato più importante. Mi piace sottolineare il fatto che non è stato un ordine, cioè è chiaro che c'era una volontà di azione di comando, è stato anche qualcosa condiviso da tutto il personale, che consapevole dello straordinario momento, della straordinaria esigenza di assicurare un servizio di aderenza, ha stretto i denti e si è proiettato in prima linea, pagando anche purtroppo uno scotto importante in termini di perdita di vite umane e di personale malato. Dal suo punto di vista, siete riusciti a rispettare, diciamo, a non esasperare
in rapporto con una popolazione provata dalla pandemia e da una limitazione delle libertà personali, con l'esigenza di far rispettare le regole? Ma guardi, su questo devo dire, io appartengo a quella categoria di italiani che pensano che alla fine il popolo abbia risposto in maniera attenta. Problemi di non rispetto chiaramente su larghi numeri non ne abbiamo avuti. I carabinieri hanno vissuto la loro quotidianità sulla strada, ogni giorno più di 33.000 pattuglie presenti sul territorio, attraverso un'opera soprattutto di convinzione, di persuasione delle istituzioni rispetto al cittadino, si sono ottenuti dei risultati straordinari. È ovvio che poi ci sono stati casi limite che hanno portato alla contestazione di violazioni, ma devo dire che la parte repressiva è stata la minima parte. Siamo ora nella fase più delicata, perché siamo nella fase delle riaperture, dove si fa più stringente il tema dei controlli, delle multe, ma anche dell'esercizio delle libertà. Ecco, a cosa state più attenti in questo momento? Beh, è chiaro che è un momento molto importante, perché è il momento di una rinascita di ottimismo sociale dopo mesi di turbamento legati all'isolamento di ognuno di noi. Quindi dobbiamo fare il possibile che questo ottimismo si trasformi in una libertà totale. Quindi continuiamo a operare sempre con quella vicinanza alla gente, ovviamente intervenendo soprattutto nei casi più importanti, dove ci sono grossi assembramenti. Si parla di movide, si parla a volte di feste illegalmente organizzate, si parla anche di assembramenti di persone per motivi vari. È chiaro che in questi casi dobbiamo intervenire anche col dovuto rigore. Ma devo anche dirle che i primi segnali che abbiamo avuto sono segnali di consapevolezza degli italiani rispetto a un tema che comunque va mantenuto alto, cioè il tema della sicurezza e del distanziamento. La pandemia ha favorito l'emersione di nuovi illeciti, penso ad esempio alla vendita su internet di falsi vaccini, di medicinali, o ha, diciamo, favorito l'accentuazione di pratiche illegali come le infiltrazioni criminali nelle imprese in difficoltà? Beh, questo è un tema molto complesso. Lo sintetizzo per far capire a chi ci ascolta un po' la tematica di fondo. È ovvio che, e questo è intuitivo, che molti reati hanno avuto un calo importante, soprattutto i reati da strada. Parlo di furti, parlo di rapine, cose di questo genere. Ciò non toglie che furti e rapine rimangono una priorità nel controllo. Sicuramente ha fatto emergere i reati di rete. C'è stata un'esplosione di tutto un complesso di reati, alcuni ordinari, parlo di truffe dell'e-commerce, e parlo di nuove forme di aggressione di patrimoni privati con la vendita di prodotti contraffatti, compresi ovviamente i prodotti legati alla pandemia. Purtroppo abbiamo assistito alla vendita di mascherine illegali, addirittura pericolose, addirittura di vaccini più o meno inventati, e purtroppo ci sono tante persone che ancora credono in queste forme di commercio per tanti motivi e continuano a comprarli. Devo dire che noi ci siamo organizzati, abbiamo attivato dei meccanismi di controllo della rete col web patrolling, cioè il pattugliamento della rete informatica attraverso personale esperto. Abbiamo intercettato tantissime negatività. Ovviamente siamo intervenuti oscurando i siti se erano fuori dall'Italia, o comunque identificando i responsabili nel caso in cui erano autori italiani. Voi fate anche un lavoro però di supporto in tutto quello che è la distribuzione dei vaccini. Sì, l'arma dei carabinieri, come dicevo prima, si è posto il problema di stare vicino alla gente. Questo è stato il nostro core business, vicino agli italiani. Tra le varie attività, ovviamente, abbiamo contribuito alla gestione di tutto il piano vaccini, sia in termini di medici messi a disposizione di unità militari che il Ministero della Difesa ha dispiegato sul territorio, sia in termini di sicurezza e vigilanza nel trasporto dei vaccini, e sia in termini di verifica a chi questi vaccini venivano somministrati. In particolar modo i carabinieri della sanità, che gli italiani conoscono come NAS, hanno fatto continui controlli per accertarne la regolarità, e devo dire, ahimè, abbiamo rilevato tanti casi di irregolarità che però sono stati repressi
in ragione di quello che era il comportamento, addirittura con denunce all'autorità giudiziaria. Lei ha indicato, ho letto in alcune sue interviste, l'ambiente, come la tutela dell'ambiente, come una delle priorità del suo comando. Che cosa si concretizzerà? Beh, l'ambiente è un tema sul quale l'Arma è molto sensibile ed è un tema che è diventato di primario interesse istituzionale, soprattutto dopo l'accorpamento col Corpo Forestale dello Stato. L'Italia ha un patrimonio di expertise incredibile, perché l'Italia dispone oggi di poco meno di 7.000 persone che hanno una capacità di controllo del territorio in Italia in termini di biodiversità, in termini di tutela agroalimentare e in termini di tutela forestale. Persone che sono in grado di esprimere una forma di prevenzione importante che altri paesi non hanno, e persone che, laddove si ritiene, possono esportare la propria capacità anche a livello internazionale. Io ho parlato di diplomazia ambientale, cioè noi abbiamo la capacità di dare un contributo all'ambiente come Italia, attraverso anche i nostri carabinieri forestali, su un tema che credo sul quale i cittadini di tutto il mondo siano molto attenti. Oltre all'ambiente, quali saranno le altre priorità? Beh, noi continuiamo, abbiamo la priorità oggi in questo momento, viviamo anche la giornata, cioè dobbiamo dare la rassicurazione sociale. Noi vogliamo trasmettere un po' di ottimismo agli italiani, perché sono certo che usciremo da questa situazione. L'Arma sarà a fianco degli italiani, tutelerà gli italiani in termini di tentativi di aggressione della criminalità rispetto al loro quieto vivere e in termini di assistenza anche di tipo sociale. Mi piace ricordare, tra le tante iniziative fatte nel periodo pandemico, ad esempio abbiamo riscosso la pensione agli anziani isolati che erano solo, abbiamo portato i computer assegnati dal Ministero dell'Istruzione a ragazzini che non potevano uscire, soprattutto nelle prime fasi, e quindi anche una serie di attività di vicinanza alla gente. In questi giorni, soprattutto gli anziani che devono accedere ai vaccini attraverso il web non hanno molta dimestichezza, per cui ci siamo fatti anche carico di aiutarli con i nostri smartphone per inserirsi nelle banche dati e prenotarsi per la vaccinazione. Generale, in conclusione, anche i carabinieri nel corso degli anni hanno dovuto fare i conti con le marce, ci sono state vicende gravi come quella del giovane Cucchi. Ecco, come sta cambiando il rapporto con i cittadini e come spera che cambi? Beh, io credo che i cittadini sappiano che l'Arma è un'organizzazione solida, un'organizzazione seria, che lavora nel loro interesse. Sono successi dei fatti che hanno addolorato tutti, soprattutto hanno addolorato noi carabinieri, perché il comportamento di taluni, che è fuoriuscito dalle regole, addirittura tenendo comportamenti delinquenziali, non uso mezze parole, è chiaro che ci ha addolorato. Noi ci siamo esaminati la situazione, abbiamo adottato dei provvedimenti di controllo interno che passano ovviamente dalle verifiche accertative su comportamento, sull'attività operativa, e che passano anche attraverso una formazione dei ragazzi più aderente a quello che sono dei principi di trasparenza e di buon funzionamento dell'amministrazione pubblica. Questa è la sala operativa del Comando Generale dei Carabinieri. È un po' il centro motore del comando. Possiamo definirla la centrale di tutte le centrali operative d'Italia. Il capo di questa sala operativa è Giuseppe Mazzullo. Sì, effettivamente è così. La sala operativa mantiene costantemente aggiornato il quadro di situazione dell'ordine e sicurezza pubblica e dà impulso a tutte le attività dei nostri reparti sia in Italia che all'estero. In particolare qui su questi banchi arrivano le notizie che ci trasmettono i nostri comandi compagnie, comandi provinciali o i contingenti di rete all'estero. Ogni singola informazione viene poi subisce un processo di analisi e valutazione per la successiva informazione al vertice istituzionale o agli altri enti dello Stato. Per questo motivo la sala operativa dispone anche, generalmente per il servizio di ordine pubblico, contingenti di reggimenti e battaglioni o anche piccoli assetti che possono andare da unità cinofili a unità navali, unità aeree, per le singole esigenze che venissero a creare.
cosa rappresentano queste tre linee di comando? Ecco, anche da un punto di vista architettonico, la sala operativa consente di capire quello che è il flusso delle novità. Cioè la notizia giunge sul primo cerchio, che possiamo dire, e l'operatore è incaricato di approfondire la singola notizia. Successivamente il secondo cerchio rappresenta quella che è una sezione statistica che predispone degli studi ad hoc su, prevalentemente su fenomenologie criminali, che poi servono per attuare strategie di contrasto o studi per lo Stato Maggiore. Il terzo cerchio chiude questo processo di valutazione selezionando notizie che possono essere rilevanti, quindi veicolate verso il vertice, oppure in maniera parallela verso gli altri uffici dello Stato Maggiore. Un'intera parete con le immagini della vostra attività. Cosa rappresentano questi grandi schermi? Ecco, questi schermi sono costantemente aggiornati e descrivono quello che succede in Italia, sia da un punto di vista dell'ordine pubblico, e quindi i singoli contingenti, i rinforzi che ogni giorno vengono qui disposti dalla sala operativa, o assetti antiterrorismo, i nostri contingenti schierati all'estero, ovvero anche la situazione, cioè gli eventi criminali più importanti nelle ultime 24 ore. È un quadro che costantemente viene aggiornato proprio perché seguiamo gli eventi. Oltre un anno di misure straordinarie per il Covid, da questo punto di osservazione, com'è stato il comportamento degli italiani? Sicuramente il comportamento degli italiani è cambiato nella misura in cui reati tradizionali, come prevalentemente i reati contro il patrimonio, sono ovviamente scemati durante i periodi più iniziali della crisi pandemica. Faccio riferimento ad esempio al lockdown. Dall'altra parte invece altre fenomenologie criminali, come le frodi telematiche, come il rialzo fraudolento dei prezzi al consumo durante i primissimi mesi di pandemia, sono stati fenomeni nuovi che si sono particolarmente acuiti. Da questo punto di vista la sala operativa ha seguito le attività dei nostri reparti che hanno vissuto la pandemia insieme agli italiani. Nessuna stazione è stata chiusa e in quelle stazioni in cui si sono venuti a creare piccoli focolai abbiamo subito impiegato delle stazioni mobili, proprio perché l'esigenza non era soltanto quella di rispettare ovviamente il quadro normativo, ma l'esigenza era quella di captare quelle che erano le nuove esigenze dei cittadini. Quindi sala operativa raccogliamo diversi episodi, a volte sono gesti di piccola misura ma di grande valore, che hanno testimoniato quanto affetto ci unisce gli italiani. Dei carabinieri che sono andati a portare la spesa, hanno aiutato nella prima fase della pandemia, in pieno lockdown, hanno portato i farmaci nelle abitazioni, e adesso con i vaccini aiutano le persone che hanno minori dimestichezza, specie le più anziane, nel prenotarsi sulle piattaforme telematiche per i vaccini, proprio a prenotarsi la seduta vaccinale. Questo è stato un grande palcoscenico in cui si è visto un'Italia diversa, un'Italia più vicina forse alle istituzioni, specialmente all'Arma dei Carabinieri. Ecco, tanto lavoro in questi mesi, c'è qualche ricordo particolare che le è rimasto impresso? Quelli che ricordo con più piacere è ad esempio una telefonata di una bambina che chiedeva un ausilio per i suoi genitori che erano rimasti senza lavoro, o ad esempio in una circostanza un nostro maresciallo che, dovendo portare una persona dializzata, ha deciso di indossare una tuta e mettersi alla guida di una macchina e accompagnare di persona la persona che era positiva al Covid al centro dialisi. Da oltre due secoli i carabinieri accompagnano la storia del nostro paese con la loro duplice anima di militari e di forza di polizia a competenza generale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Come militari hanno partecipato a tutte le fasi preunitarie, hanno combattuto nelle guerre di indipendenza, successivamente hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale e alla Seconda Guerra Mondiale. Come forza di polizia hanno accompagnato la Costituzione del nostro Stato. Sono i primi ad aver combattuto nel brigantaggio, successivamente hanno combattuto il battitismo,
fino ad arrivare ai tempi moderni, quando si sono trovati a fronteggiare la criminalità organizzata e il terrorismo internazionale. Nel corso del tempo l'arma si è evoluta, è diventata moderna, ha creato nuovi reparti e nuove strutture che consentissero di poter venire incontro a quelle che erano le esigenze della collettività per tutelare al meglio gli interessi collettivi. Sono stati costituiti reparti speciali, come il raggruppamento operativo speciale, la tutela per la salute, tutela patrimonio culturale e alla fine il comando tutela forestale, ambientale e agroalimentare. L'arma dei carabinieri è un'arma contemporanea, proiettata verso sfide future, con quella stessa energia che possiamo vedere nel quadro che raffigura la carica di Pastrengo e di cui oggi è erede il carosello del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo. Reggimento a cavallo, possiamo dire erede dell'antico corpo dei Carabinieri del Re. Siamo a Roma, a Tor di Quinto, nella caserma Salvo d'Acquisto. A comandare questo reggimento il colonnello Stefano Caporossi. Buongiorno colonnello. Tra Buongiorno. Le forze armate questo è l'unico reparto interamente montato. Sì, abbiamo circa 225 cavalli e altrettanti cavalieri. Come può vedere stiamo facendo le operazioni di insellamento. I cavalli ogni mattina vengono prima governati, vengono poi preparati per le attività di addestramento che vengono svolte all'interno della nostra caserma nelle aree addestrative. L'addestramento è finalizzato ad affinare l'empatia tra cavaliere e cavallo e quindi a crescere la sintonia tra i binomi di cavaliere e cavalli. I cavalli sono sauri, bai, c'è un motivo particolare? Noi abbiamo una tradizione, il mantello dei nostri cavalli si distingue tra i due differenti squadroni. Il primo squadrone ha cavalli con il mantello di colore, bai chiari, bai scuri o morelli, mentre il secondo squadrone e la fanfara hanno cavalli esclusivamente con il mantello grigio. C'è un motivo specifico del perché di questa differenza? È una tradizione che ci portiamo dalle nostre origini, dove sul campo di battaglia era essenziale avere anche dal punto di vista visivo una bene individuazione dei due reparti. Che razza sono questi cavalli? Devono essere particolarmente docili e imparare bene il mestiere di cavalli dell'arma dei carabinieri? Le nostre razze sono variegate. Ad esempio abbiamo dei cavalli murgesi che provengono dai nostri allevamenti di Martina Franca, che per la loro mole e la particolare docilità sono particolarmente indicati nello svolgimento dei servizi di pattuglia. Servizi pattuglia che svolgiamo all'interno dei parchi, delle aree verdi o nell'ambito degli abitati delle città, come nelle località turistiche durante il periodo estivo con il maggior afflusso di turisti. Oltre un anno di pandemia è cambiata la vostra attività di sorveglianza del territorio? Come è cambiata? Come tutte le attività siamo stati condizionati dal Covid. La nostra attività principalmente si è svolta a favore dell'arma territoriale, effettuando i pattugliamenti delle aree verdi, dei parchi della città di Roma, per far osservare la normativa anti-Covid. ...150 cavalli in 4 maneggi, 2 coperti, uno è il più grande d'Europa. Questa è la cavallerizza dedicata a Raimondo D'Inzeo, un grande carabiniere ma anche un grande sportivo con grandi vittorie. Sì, nelle Olimpiadi del 1960 che si sono svolte proprio qui a Roma, nella gara di salto ostacoli individuale, l'allora capitano D'Inzeo ha vinto la medaglia d'oro. Poi si è replicato con la medaglia di bronzo a squadre, sempre nella stessa occasione. E in questo maneggio noi svolgiamo attività di perfezionamento dell'intesa dei binomi e inoltre svolgiamo anche attività di ipoterapia a favore dei ragazzi disabili. Tanto lavoro di questi cavalli, alla fine della loro carriera qui con voi? Arrivano nel nostro reggimento dall'età di 3 anni in poi e per circa 20-22 anni fino all'età di 25 anni svolgono il loro onorato servizio. A conclusione di questo periodo vengono portati nei CSE dei Carabinieri Forestali
dove si possono godere al parato la loro pensione, oppure possono essere dati in adozione ai cittadini che ne fanno richiesta. Scuderia Posillipo, il cavallo di Raimondo Dinzeo. È il cavallo con il quale ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma del 1960. Questo invece, ecco il mio amore, il suo cavallo. È un cavallo anglo-arabo-sardo, è il cavallo con il quale effettuerò il comando della carica di Pastrengo. Ha fatto anche un bel viaggio sino all'Inghilterra. E lei può raccontare di essere stata a Londra in occasione dei festeggiamenti dei 60 anni di regno della regina Elisabetta. E speriamo che si possa replicare l'occasione. Il vostro squadrone ha partecipato alla festa per i suoi 60 anni di regno. Sì, sono stati in Inghilterra e hanno fatto una piccola dimostrazione equestre, non completamente replicando il carosello, ma hanno partecipato ai festeggiamenti della regina. Siamo nella sua scuderia, la scuderia del comandante. Qui abbiamo cavalli per i servizi di rappresentanze d'onore e devono essere cavalli con una attitudine particolare, ossia devono essere molto mansueti e non nevrili per non spaventarsi in occasione delle cerimonie, perché loro sono al comando di tutti gli altri cavalli. A differenza del suo cavallo anglo-arabo-sardo, piuttosto nevrile. È abbastanza nevrile, infatti alla carica in occasione del carosello lei vuole far valere la sua velocità e la sua agilità. E va sempre avanti. Non si ferma mai, è la prima, vuole essere sempre la prima. Questo è uno dei luoghi dove tutti i giorni i cavalieri con i loro cavalli si allenano. È il maneggio all'aperto, Piazza di Siena, in ricordo del primo carosello dei carabinieri. Il primo carosello storico fu fatto nel 1933 nell'omonimo maneggio di Piazza di Siena, Villa Borghese. E si rievocano con il carosello le attività addestrative fatte a cavallo per poter svolgere il carosello storico, che appunto è un insieme di evoluzioni a cavallo alle diverse andature, accompagnate dalla musica della fanfara a cavallo e dalla fanfara della Legione Allievi Carabinieri. Un lavoro molto complesso, i cavalli uno vicino all'altro fanno delle figure molto ardite. Questo allenamento è particolarmente difficile per il cavallo? L'addestramento è progressivo, serve appunto per creare il miglior affiatamento tra cavalli e cavalieri, e progressivamente l'addestramento comporta lo svolgimento di figure ed evoluzioni sempre più complicate ed ardite. Naturalmente questo carosello ha poi il suo trionfo. A conclusione del carosello rievochiamo la carica di Pastrengo per ricordare il fatto d'arme del 30 aprile del 1848, quando tre squadroni di carabinieri a cavallo al comando del maggiore Alessandro Neghi di Sanfront hanno fatto la carica contro l'esercito austriaco, respingendolo oltre l'Adige. Una delle figure più complesse, l'atterramento. Sono delle tecniche nate appunto sul campo di battaglia per ridurre la sagoma che si offriva al nemico e quindi proteggere cavalli e cavalieri dai colpi del nemico. Qual è la figura più difficile in assoluto? Sicuramente è l'incrocio ad esse, dove le quadriglie vengono lanciate ad una velocità sostenuta e in progressione si incrociano tra il primo e il secondo squadrone con i cavalli di colore grigio e di colore. I cavalli quasi si sfiorano l'uno con l'altro? Si sfiorano testa a coda, in un vortice, uno appresso all'altro. La
La lunga storia dell'arma dei carabinieri è racchiusa tra le mura del Museo Storico di Piazza Risorgimento. Costituito come ente morale nel 1925, venne inaugurato nel 1937. La sua realizzazione fu possibile grazie al contributo dei cittadini ed al contributo dei comuni italiani, che aveva consentito di realizzare il Monumento Nazionale a Carabinieri a Torino. All'interno del museo sono custodite le delibere dei comuni italiani, cimeli che ricordano i nostri militari, armi antiche, documenti pregiati ed opere d'arte che raffigurano eventi importanti della nostra storia. Oggi il museo è un polo culturale, sono possibili studi, ricerche e aperto al pubblico. All'interno di esso abbiamo un sacrario. E all'interno del sacrario vi è un altorilievo che riproduce lo stesso altorilievo del Monumento Nazionale a Carabinieri di Torino. Ma in particolare troviamo la prima bandiera dell'Arma dei Carabinieri, concessa nel 1894 alla Legione Allievi. Questa stessa bandiera che venne gelosamente custodita nei sotterranei del museo durante l'occupazione nazifascista per impedire che cadesse in mano al nemico. Oggi il nuovo vessillo è custodito altrettanto gelosamente presso il comando della Legione Allievi Carabinieri.